Bora. Che tristezza. Oddio, perché mi è uscita quella voce? Bene, farò un'ultima cosa io oggi e poi babba bastata. Però voglio rivedere Vinny e De Luca, e non per incastrarli, perché gli voglio bene. Cioè vabbè, devo catturare, devo salvare il padre di Natalia. Però grugniti d'aiuto. Cosa? McCain, a causa della tua bravata allo sfascia carrozze, Chan ha preso il volo e adesso sarà un tantino più complicato arrestarlo. Dovevo salvare... Non mi interessa! Ti trasferisco all'ufficio dello sceriffo Huckleberry nella foresta finché non risolviamo questo pasticcio! Ha bisogno del nostro aiuto per un caso importante. Ah, ne dubito! Il suo dipartimento ha il tasso di crimini più basso di tutta Lego City. Ecco perché ti voglio lì, così non potrai combinare guai! E come facciamo per l'indagine su Fury? Ho incaricato l'agente più decorato del dipartimento, il mio protetto. È come il figlio che non ho mai avuto e che non mi somiglia per niente. Se c'è qualcuno che può ottenere dei risultati, quello è lui. Oddio. E chi sarebbe costui? No, aspettate, dove devo andare? Che posto? No, quello è dove sono io, vero? No, cioè... ho capito, scusatemi, sto delirando un attimo con la mappa. Usa le biglietterie automatiche per raggiungere velocemente le altre stazioni di Lego City. Sì, non voglio farmi tutta quella strada, porca miseria, è un mondo di strade. Vabbè, però me la taglio un pochino così adesso. Mi sa che appena giunti dall'altro lato scopriremo chi è questo protetto figlioccio, che... cioè chi è Colombo? No, sono preoccupato perché può essere chiunque. La faccio io perché lui non lo fa più. E vai! La situazione schizzerà alle stelle. Beh, quella è già schizzata alle stelle, cioè... gente che si ripete. Tan tan. Oh, oddio. Ok. Colpo di frusta. Voglio capire il modo per fare più veloce. Perché tanto se salissi su un taxi lui farebbe tutta la strada per di più lentamente. E invece voglio fare la strada velocemente e basta. Ehi, questo posto non l'abbiamo mai visto. No, davvero non l'abbiamo mai visto. Ah, tanto pare, guardiamolo. Autostrada. Ok. Molto interessante. Ah, siamo al dojo. Il dojo. Mio Dio. Ah, in realtà ci siamo. Siamo arrivati. Basta raggiungere. Cioè, basta girare qua. Spero che vada tutto bene. Ma sì, va tutto da grande. Eccolo qua. Magari beccandolo. Quanto è bello sto personaggio. Dai. Sei, sei! Ciao Frank. E tu che hai fatto per essere spedito qui? Sicuro di essere un idraulico qualificato, honey? Certo! No! Ani! Niente!
Ok. Sceriffo, non puoi più scappare. Ma che perché? Ora sono solo io e te. Frank, io entro da qui. Tu passa da retro. Non hai più scampo. E le tue ultime preghiere. Oh, mi scusi. Ehi, la Chase! Stavamo finendo le prove della nostra recita. Cosa? È bruttissimo. Okay. Dobbiamo pur passare le giornate in qualche modo. Niente, qui non succede mai niente. Io... la porta davanti era chiusa. Calmati un po', Derek. Tranquilli, ragazzi, il capo mi ha detto del vostro arrivo e vi ho preparato una lista di cose da fare. Frank, tu dovrai assicurarti che ci sia sempre del caffè a disposizione. Può affidarsi di me, sceriffo Huckleberry. E Chase? Ho rotto la macchina del caffè. Che linguaggio è? Cosa? In questo caso andrete entrambi a recuperare i maiali di Hayes. La sua fattoria si trova a sud. Ci andrei io. Ma stasera abbiamo la prima e non so ancora tutte le mie battute. Conti su di noi. Forza, Hayes! Andiamo a vedere gli animali! Non stiamo andando allo zoo, Frank! Ok, prima troviamo quegli animali e prima potrò tornare a occuparmi di Rex. Ehi, guarda! Dei cavalli! Dici che possiamo usarli? Credo di sì. Sai cavalcare? Dipende. Hanno il cambio automatico o manuale? Forse è meglio se vai a piedi. A più tardi! No, no. Oddio! È una cosa... Oddio! È straepico. Frank! Chase! Il mio cavallo va solo in retromarcia! E gli manca pure la testa! E il suo sedere mi guarda storto. Ti sei seduto al contrario, Frank. Oh! Ecco perché ha sputato quella mela che gli ho dato! Grazie, Chase! Ci vediamo alla fattoria! Oddio, che immagine oscena. Ok, ci vediamo alla fattoria. In realtà è così, sono arrivato molto prima. Oh. Non sono scoppiato perché sennò avrei rotto la telecamera a forza di urli. Però vabbè. Allora, ci siamo? Un cavallo, perché guidavo un cavallo? Cioè cavalcavo. Ok. E là, signore? Alla buon'ora! Dovete trovare i miei maiali! Ed è per questo che sono diventato poliziotto. Sono maiali di montagna, incredibilmente rari. La preoccupazione sta per farmi impazzire! Sta? Non abbia paura! Lui è Chase McCain! Se c'è qualcuno che può ritrovare i suoi maiali, questo è lui! Grazie, Frank. Non dovrebbe essere così difficile ritrovarli, non possono mica volare. Ah, ecco, sono maiali di montagna, loro potrebbero essere ovunque. È meglio che io stia qui. Nel caso tornino indietro. Va bene. Io ti dovrei dare la caccia a Rex. Devi fingere di essere un contadino, o scapperanno.
Ho dei cappelli e delle salopette in più che puoi usare. Ottimo, grazie. Sai, le usavo quando pulivo i maiali. Oh. Poi le ho chiuse in un armadietto perché puzzavano da far schifo. E così, beh, per sicurezza, ho seppellito la chiave in un campo. Chiaro. E ora sono infestate. Se vuoi, puoi usare il mio vecchio trattore per disseppellire la chiave. Ma servirà una piccola riparazione. Allora, scusate se sono stato zitto per tutto sto tempo, ma ero tipo con la bocca aperta per tutto il tempo, cercando di capire cosa stesse succedendo. Lui che faceva cucù cucù la mezz'ora con gli occhi storti. Ho bisogno di carburante, ma non mi ricordo dove ho messo la tanica. Se seguo le mie orme al contrario, forse potrei riuscire a trovarlo. Personaggio più pazzo no. Ah, più di Pike che fa sta cosa, vai. Smetti la gallina di seguirmi. È assurdo quello che sta succedendo. Veramente. Da 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 da. Botola sotterranea. Ok, dove? Oh mio Dio, bellissimo, qualcosa dietro. Premi A per rifornire. Mio Dio, che strumento, che veicolo assurdo, strumento. E Ellie. Ehi, Chase, ho sentito che ti hanno spedito da mio zio Duke. Come va? Invece di dare la caccia a Rex Fury, sto cercando una chiave per recuperare delle salopette rinchiuse in un armadietto a causa del loro odore nauseabondo. E tutto per catturare dei maiali. Ah, beh, magari puoi usare il tuo scanner audio per ritrovare i maiali. Allora adesso sì che siamo a posto. Ti chiamo più tardi. Grazie del suggerimento, Ellie. No, lo scanner audio no. Yeah! Che cosa veramente orribile. Vabbè, ci vuole un momento di break, dai, Chase. Rispetto ai maiali, cioè. Poverini. Anche loro vogliono essere catturati, mica tutto polizia, poliziotti, criminali e da strapazzo, cioè. Cosa ho detto? Allora, vuoi rompere sto coso, sì o no? Ah, chiave! Ovviamente era nell'ultimo che abbiamo fatto. Sì, dov'è? Dov'è? Ah, nel garage in fienile, ok. Pam pam tan taram dan taram tan. Scusate, è troppo bella sta musica. Frank, ciao. Non picchiarti da solo. E te smettila di giocare con le galline. Oh mio Dio. Cosa? Chase McKay contadino. Se le inventano tutte. Ah, ecco cosa sono quei stupidi fiori ovunque. Chase McKay contadino. I suoni soliti. Scusate se sto sbadigliando. Non puzzano poi così tanto.
Oh no, aspetta, ecco la zappata. Sarà meglio ritrovare quei maiali. Oddio, sto per vomitare. Prende una gallina e fa sparare le uova. È una delle cose più schifose che abbia mai visto. Semplicemente, aiuto. Sarebbe fantastico. No, mi spaventa sta cosa. Oh mio Dio. Perché posso planare? Ok, sto costume è una cosa assurda. Cioè, non, sbucano cose senza senso da ogni buco. Mi sto spaventando. Cioè, se adesso ho una cosa contadino con delle galline che spara uova, cosa avrò dopo? Cioè, il pescatore che spara il nero di seppia con... Mi diceva che ha visto un vero UFO. Oh sì. Vabbè. Ho visto questa bizzarra luce soprannaturale. E poi sono stato risucchiato nel loro disco volante, dove mi hanno fatto delle strane cose. Oh, che tipo di cose? Mi hanno messo il muro. Sì, sai, mi hanno fatto delle domande molto personali. Oh! E poi hanno infilato una macchina. Premi A per attivare il volo in parapollio. Parapollio. Senta, potrei provare una delle sue macchine? Forse, ma non la mia Mietitre di amore di secca. Ha una Mietitre di amore di secca? Certo che ho una Mietitre. Sto gioco mi adora per farmi cadere nei punti meno appropriati. No, te l'ho appena detto. Scusate se non vi ho fatto sentire e non ho sentito il discorso, ma sto impazzendo. Non so perché sto gioco ce l'ha con me, ce l'abbia con me. Allora è vero che si sveglia ogni giorno alle 5? Oh sì. Anche nel fine settimana? Sì, ogni singolo giorno. Wow, anche il sabato? Allora, no, aspettate che devo riattivare, mi sa, esatto. E come mai aveva bisogno di un cappello speciale per pulire i maiali? Vero, si arrampicano dappertutto, no? E se un maiale sale su una trave, è meglio avere un cappello. Raggiunto per un pelo. Sono ancora scioccato. Ok. Mi confondo sempre. Suoni, sto arrivando. Ce n'è uno qua. No, cosa ho capito? Ce n'è solo uno di rumore insolito. C'è solo questo? Però ascoltiamo questo. Sinceramente non lo so se metterò, cioè voi l'avete appena visto se l'ho messo o meno, però cioè ormai lo sapete, devo soltanto guardare là e schiacciare il dove c'è il... Ce la posso fare. Come avete visto ho fatto un taglio, ma quello che non sapete è che sono caduto altre due volte.
Vai Chase, ti voglio così, bravo. Ok. Oddio. Oddio che bello quando salto e si stacca dal maiale. Wow. Wow. Ok. È così semplice, eh? Ma si adora fare i dispetti. Uno su tre. No, no, comunque non ve li faccio più vedere queste cose qua, eh. Le cose del suono, cioè queste dei maiali non ve le faccio vedere perché c'è un solo singolo maiale da trovare, quindi cioè ti dice dov'è eccetera, quindi ci metto un attimo, quindi avete pazienza. Mio Dio, le uova, che cosa veramente orribile, è disturbante. Letteralmente, cioè uno prende una gallina per la coda e esige che spari uova. No, il termine più adatto è proprio questo, disturbante. Comunque, vai, amico, ci metto un attimo, come vi ho detto. Mi dice che è qua e io vado qua. Andiamo. Dov'è il mio nuovo mitico costume? I maiali di Jethro Hayes. Come credi si chiama? Oh, benuti. Devo pure svegliarlo adesso. Ho capito? Un livello veramente assurdo, una missione veramente assurda. Mamma mia, i produttori cosa si sono bevuti prima di inventarsi sta cosa. Ok. Oddio. No, aspetta, voglio colorarlo. Oh, non si può colorare. Oddio, ho un cuore solo. Non si vede quasi mai un omino con un cuore solo. Solo nei giochi per il DS/3DS. Beh, in fondo sono quelli della TT Fusion, quindi ad aver fatto sto gioco. Infatti non so se avete notato che il rumore quando salti sul trambolino non è quello solito dei giochi Lego, ma quello dei giochi del DS, 3DS, insomma. Bel lavoro! Hilbert si caccia sempre nei guai! È vero, stupidone? Stupidone. Cos'è il terzo? Oh, se cerchi il tuo amico, quel Frank, è andato al castello. Dice di aver sentito un grugnito in lontananza. Raggiungi Frank al castello. Non ho dubbi, andrà tutto bene. Andrà tutto bene quando eri ancora in colore, adesso sei viola. Cosa sbatti contro questo tizio? Che è ancora senza colore. Oddio, ho colorato una gomma. Sì, ma per raggiungere al castello lui io voglio un veicolo. O un cavallo. Devo essere un coso per cavalcarli, no? No, questi qua non hanno neanche la sella. Questa è una scuderia? Voglio un cavallo cavalcabile. E dai, non potete mettere dei cavalli così a caso. Sì, in realtà possono. Ah, mio Dio. Ok. No, cavolo, potevo planare. Ma dov'è il castello? Mio, ma
Perché sto facendo tutta questa strada qua? Perché mi sa che è l'unica che posso fare. Cerco di tagliare un po'. Fermo lì. Porca miseria, fermo. Ma capisci cosa vuol dire fermo? Cioè, si è fermato il camion e te no, eh? Eh? Stazione ferroviaria. Maledizione. Aspettate un attimo. Un attimo in remerrimo. Oddio, salve. E stai buono. Ok, guardavo con il cercatore di indizi se avrei trovato qualcosa. Ma non c'è niente intorno, quindi. No, siamo dal tizio degli hot dog. Ok. Una caduta così non l'avevo fatta da tempo. Dai, fatemi raggiungere quello che devo raggiungere. Ah, ma non devo andare di qua. Cioè, questa non è una strada. La strada è di qua. Ok. Eccoci arrivati al castello. Il castello di Blackwell. Sì, andava bene fare il super salto. Però puoi fermarsi. Ok, è epico, però devo fermarmi lì. Esci. Il veicolo è un po' esploso. Ok. Ehi là! Ho sentito un grugnito provenire dall'alto. Quindi o uno dei maiali è salito in cima al castello, o chiunque viva qui dentro ha uno strano modo di ridere. Ok. Sentite, mi prendete in giro? No, questo sembra facile. Fai molta attenzione mentre ti arrampichi. Se dovessi cadere, cerca di atterrare su qualcosa di morbido. Certo, Frank. Mirerò alla tua testa. Effettivamente è quasi male. Il mio dottore dice che dovrei indossare sempre un casco. Ok. Vai, Chase. Ce la puoi fare. Come abbiamo fatto? Siamo bravissimi. Hai ragione, Frank. C'è un maiale addormentato qui sopra. Ok, ma ora come faccio a portarlo giù? Trova una mela ed una banana per svegliare l'animale. Perché devo trovare due frutti? Ok, cioè vabbè, sì, per fargli venire voglia di mangiare. Wow, è anche un cecchino sta signora qua, signora gallina, sì. Giardiniere, la 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 la. Sì, adesso dove trovo una banana e una mela? Di sicuro non qua sopra. No. Oh sì. Mi sa che sto facendo una cosa che non devo fare. Eh no, perché là c'è il teletrasporto. Grande, mi sa che è giusto. Atterraggio perfetto, Marin. Vai. Dammi una mela o una banana. Una palma, quindi una banana. Sì, esatto. In realtà non crescono sulle palme, però in Lego Pirati dei Caraibi era lì. Tacchetto. Wow. Era così bello il castello. Ma qua si può ancora salire.
No! Meno male. Meno male. Ho avuto una paura. Oppala. Apriti. Dammi il tizio argomentativo. Che cosa? Ottimo, una mela. Però dopo io voglio ritornarci là sopra, voglio vedere se riesco a farlo. 2 su 2, bei. Eh? Un cannone? Un cannone spara maiali? Eh? Serve la gallina per azionarlo? Grazie! Come ci sei riuscito? Ho usato un cannone spara maiali. Te! Figurati! Ci crederò quando i maiali voleranno! Ah! Ehi, un momento! Dai, non è un percorso acrobatico.